Seconda gara della stagione per me e questa volta sono a gareggiare a Milano allo Sharu Classic, gara internazionale con atleti che arrivano da tutto il mondo. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Pollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Questa volta gareggio in Italia, è la mia seconda gara della stagione. La prima l'ho fatta la settimana precedente in Spagna ad Alicante. Se non l'avete visto il video della gara di Alicante, vi invito ad andarlo a vedere, magari vi lascio il pulsante qua sotto, cliccateci, andatela a vedere, o comunque lo trovate nel video pubblicato precedentemente a questo. Si arriva a Milano con la mia ragazza e il mio videomaker, vado a lasciare le valigie in hotel e subito vado da Giuseppe Romano. Giuseppe Romano è il mio coach che mi aiuta nella preparazione delle gare per quanto riguarda le competizioni di bodybuilding. Anch'io faccio il coach di lavoro e seguo decine e decine e decine di persone per quanto riguarda rimettersi in forma, però per la spiaggia. Io non seguo atleti, quindi io che voglio fare l'atleta mi faccio seguire da un coach che è apposito per gli atleti, mentre io faccio il coach per le persone tra virgolette normali che vogliono rimettersi in forma per la spiaggia, fare una dieta non come faccio io da atleta, riso e pollo, ma un'alimentazione un pochino più varia, dove si può mangiare pasta, pane, riso, couscous, chi più ne ha più ne metta. Quindi io faccio il coach, però seguo persone normali. Detto questo, sono in hotel dal mio coach Giuseppe Romano, mi controlla la condizione e mi dice gli ultimi pasti da fare in giornata, proprio perché oggi è il giorno prima della gara e quindi bisogna calibrare alla perfezione le grammature degli alimenti, la grammatura del sale e il quantitativo di acqua in base alla condizione dell'atleta. Quindi mi faccio guardare dal vivo da lui, faccio delle pose, mi osserva attentamente la condizione, la pienezza muscolare, il grasso corporeo, la ritenzione idrica, e da lì lui mi va a tarare precisamente il quantitativo di sale, di acqua e di carboidrati che devo mangiare entro il termine della giornata, perché domani mattina gareggio. No, infatti lui c'ha tutto, è tutto proporzionale. Capito? Cioè tu se devi crescere contemporaneamente tutto, capito? Non è che devi crescere ora più il braccio, che vedi, il braccio è in proporzione col tricipite, col deltoide, col petto, capito? Allora, qua ci spariamo 80 grammi di gallette. Te ti piacciono solo le gallette? Sì, sto mangiando solo gallette. Non avevo dubbi. Sto mangiando solo gallette. Grazie, che mangiate. Ho mangiato un pochino d'avena. Però poca, perché aromatizzata sta settimana dolcificanti la tolti. Va bene, allora. Questa è come devi chiudere la giornata oggi. 80, 120, 50. Terminato il check, mi sposto nel luogo gara. Vado a fare l'iscrizione per quella che è la gara. Quindi, come sempre, arrivo sul posto, incontro tantissimi ragazzi che partecipano alle gare, ragazzi che già magari ho conosciuto nelle competizioni precedenti, faccio amicizia con nuove persone. Il bello delle gare è anche questo, che ti permette di viaggiare, conoscere altre persone che comunque hanno la tua stessa passione e poi con il tempo diventano dei veri e propri amici con cui vai a condividere dei bellissimi momenti. Fatta l'iscrizione vado a prenotarmi per il tanning, che è la vernice, quella scura che si dà nel corpo per risaltare i muscoli il giorno della gara, bisogna prenotarlo, e vado anche a prenotare il fotografo ufficiale della gara che andrà a scattarmi le foto quando sarò sul parco. Finalmente è arrivata l'ora di cena e vado a casa a fare il mio ultimo pasto della giornata. 300 g di pasta pesata crudo al pomodoro con 10 g d'olio che vado a spalmare qua, e poi qui abbiamo 200 g di carne mista fra manzo e pollo e 2 grammettini di sale. Iniziamo a mettere il sale, anzi prima l'olio sulla carne,
perché oggi sono stato basso con l'olio, perché stasera ne ho 20 grammi, e il sale. Il problema è che oggi sono a 2 litri e mezzo di acqua e ho già bevuto 2 litri. Mi manca mezzo litro e ho veramente molta sete. Ma quando si fa le gare, tendenzialmente si tende, il giorno prima della gara, a diminuire il quantitativo di acqua. Io i giorni precedenti sono stato sui 5 litri di acqua, che non sono neanche tanti per uno che fa le gare di bodybuilding per l'ultima settimana pre-gara. Il sale non l'ho mai tolto e oggi però ne mangio un pochetto di più. Quindi partiamo dalla pasta, guardate lì che bella. Me l'ha preparata la mia fidanzata che è lì dietro, che non vuole farsi riprendere, perché è timida. Fidanzata Irene è timida. Ragazzi, buon appetito. Aspetto che freddi la pasta perché a 1000 gradi parto dalla carne. Cioè, questo tavolo è un po' ballerino. Piatto di carta perché non ho voglia di lavare i piatti. Al massimo lavo questo proprio perché è grande. Manzo magro, mi raccomando. È arrivata finalmente la mattina, è l'ora di far colazione. Che cosa abbiamo qui per colazione? Gallette di riso, questa mattina non di farro come ho fatto solitamente in tutta la preparazione gara, ma di riso, perché le gallette di farro contengono le fibre ti fanno assimilare piano piano il carboidrato, mentre le gallette di riso hanno meno fibre e di conseguenza hanno una digestione e una assimilazione più rapida, cosa diciamo adatta per questa mattina che ho bisogno di carboidrati veloci che devono andare a riempire i miei muscoli in previsione della gara. 2 grammettini di sale, uovo e albume. Questa è la mia colazione. La marmellata che ho messo sopra le gallette è una marmellata classica, quindi marmellata con zucchero, proprio per lo stesso discorso delle gallette, che ho bisogno di carboidrati rapidi questa mattina, perché i muscoli vuoti a livello di glicogeno dati dalla scarica avvenuta, diciamo, nei giorni precedenti. Ieri ho iniziato la ricarica e questa mattina la termino. Sono le ore 8 e alle 9 devo essere già nel luogo gara per dare il tan, la cosiddetta vernice abbronzante, perché ho l'appuntamento molto presto, perché gareggio di mattina, quindi... Buon appetito, ragazzi. Ci spostiamo con la mia ragazza e il videomaker nel luogo gara. Come prima cosa inizio a posizionare per terra il mio asciugamano e tutte le mie cose, perché nel backstage, quindi nel retro del palco, non è mai facile trovare uno spazio, diciamo, libero dove posizionarsi, perché tutti gli atleti si vanno a sdraiare, a posizionare per terra in attesa della competizione. Io oggi vado a gareggiare al mattino, quindi più o meno andrò a salire sul palco alle ore 11, mezzogiorno del mattino. Quindi questo è molto positivo per me, perché significa che l'attesa alla gara è breve. In genere quando andiamo a gareggiare nel pomeriggio si arriva già la mattina nel luogo gara e l'attesa diventa veramente lunga e infinita. Il fatto che a questa competizione vado a gareggiare in tarda mattinata per me è molto positivo, perché poi, terminata la gara, ho tutto il pomeriggio per andare poi a sgarrare e a rilassarmi, e avrò una piccola attesa durante la mattina. Durante il tanning ho avuto il piacere di conoscere dei ragazzi che sono venuti a gareggiare, che arrivano veramente da tutto il mondo, e questo ci fa capire quanto sono importanti queste competizioni, perché sono di un altissimo livello e sono gare internazionali. Faccio un piccolo check prima di iniziare il pumping per vedere un po' la condizione con i muscoli vuoti, per poi andarla a confrontare successivamente con la condizione a muscolo pompato, a muscolo pieno, prima di salire sul palco. Adesso è arrivato il momento di iniziare con il riscaldamento, quindi mi sono portato da casa questa volta i miei manubri. Io solitamente mi porto sempre gli elastici, perché la maggior parte delle gare vengono fatte all'estero e quindi è un po' un problema portarsi i manubri in aereo per il peso della valigia. Però questa volta, dato che sono andato in auto a Milano per fare questa competizione, mi sono portato i miei manubrini e sempre qualche elastico, che in genere vado ad utilizzare gli elastici per il riscaldamento dei dorsali. La tensione sta salendo, mancano pochi minuti a salire sul palco, vado a dare la passata di lucido, perché viene dato anche il lucido dopo il tanning, aspetta ancora qualche minuto e salirò sul palco. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati,
Allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti. Anche questa volta nella mia categoria, che vi ricordo è la categoria Man Physique. La categoria Man Physique è quella categoria dove non si mostra le gambe, dove si mostra solo la parte superiore del corpo, è per questo che abbiamo il pantaloncino lungo fino al ginocchio, dove in questa categoria l'obiettivo è quello di avere un fisico da spiaggia, quindi non dobbiamo essere grossi come dei bodybuilder e l'obiettivo è quello di avere un V-shape pronunciato, quindi vita stretta, spalle larghe, la cosiddetta forma a V del corpo, un addome ben in vista, quindi un addome ben definito e dettagliato, schiena bella costruita, quindi larga, spessa, profonda, che abbia quell'effetto tridimensionale, e lo stesso vale per i pettorali. Questa è la condizione che si va a ricercare quando ci si prepara per una gara di Man Physique. Nel Man Physique, negli amateur, siamo divisi per altezza, quindi io andrò a competere con altri 12 ragazzi che sono alti più o meno come me, 5 cm più, 5 cm meno. Io a questa competizione sono alto 1,83 m. Perché dico a questa competizione? Perché io nella vita quotidiana sono 1,85 m, ma facendo la scarica dei liquidi, si perde tanti liquidi prima di salire sul palco, questa cosa comporta una disidratazione. Questa disidratazione comporta che i nostri cuscinetti fra le vertebre, che sono fatti d'acqua, si disidratano, quindi le vertebre si avvicinano e si perde qualche centimetro, in genere 2 o 3 cm. Infatti io gareggio con i ragazzi che sono 1,83 m. Tra tutti gli atleti partecipati in gara viene fatta una scrematura e gli ultimi a rimanere sul palco sono quelli della top 5, perché nelle competizioni di bodybuilding vengono premiati i primi 5. Il podio è composto da 5 persone e io sono riuscito ad aggiudicarmi il podio. Sono rientrato tra i primi 5 concorrenti sul palco. Adesso, dopo aver fatto la mia routine personale al centro del palco, è arrivato il momento di andare a fare i confronti. I confronti con gli altri atleti. I giudici vanno a decidere le pose che dobbiamo fare. Nel Man Physique le pose sono due, cioè quella frontale e quella di schiena. Come vedete, ci fanno anche switchare di posizione. Ci sono alcuni atleti che stanno al centro, alcuni atleti che stanno più all'esterno. Perché ci fanno switchare verso il centro o verso l'esterno? Perché il podio, i primi tre, sono quelli che in genere stanno al centro del palco. Quello che verrà posizionato come primo classificato è quello che lo mettono al centro del palco. Quindi se termina la gara e io sono al centro del palco, questo significa che io ho fatto primo posto. Quindi l'obiettivo quando si va a fare i confronti è posare bene, mettere i muscoli in evidenza, farli risaltare il più possibile e cercare di essere switchato al centro del palco, perché colui che si trova al centro sarà colui che andrà a fare il primo posto alla competizione. A un certo punto vengo posizionato al centro. In quel momento mi sentivo come se avevo vinto la gara. Ero su di giri, adrenalina a palla, ho iniziato a posare con molta più convinzione, molto più carico, perché sapevo che era fatta, potevo arrivare primo. Siamo stati più di 10 minuti a confrontarci fra di noi perché i giudici erano indecisi tra chi posizionare primo, secondo e terzo posto. Io sono stato molto tempo al centro del palco, il livello tra me e gli altri concorrenti era molto simile, quindi per i giudici non è stato facile giudicare il vincitore. Però poi che cosa è successo? Gli ultimi secondi, prima che ci facessero scendere dal palco, sono stato switchato e mi hanno tolto dal centro. Quindi adesso è arrivato il momento della premiazione finale. Come potete vedere, per un pelo non sono arrivato primo. Mi hanno switchato al secondo posto e alla premiazione di fatti sono arrivato secondo. Questa cosa a me mi ha dato tantissima soddisfazione, perché se avete visto il video della gara precedente, quello in Spagna sono arrivato quarto. E il ragazzo che hanno messo ultimo a questa competizione qui, in Spagna l'avevano messo una posizione davanti a me. Quindi già il fatto che la mia condizione è stata premiata questa volta con maggior successo, per me è una grandissima soddisfazione personale. Al di là che io partecipo a queste gare solo per il piacere di migliorare la mia condizione gara dopo gara. Ragazzi, gara terminata, sono molto contento, ho fatto secondo posto. Per me è una grande soddisfazione aver fatto secondo posto, perché questa gara qui di Milano il livello era molto più alto rispetto alla gara che ho fatto lo scorso weekend
ad Alicante in Spagna. C'erano molti più atleti che arrivavano da tutto il mondo, da tutta l'Europa, il livello era più alto. Sono stato fortunato perché quest'anno il regolamento dei men physique a livello mondiale sta cambiando, proprio il regolamento, e tendono a premiare maggiormente coloro che hanno una bella linea. Una bella linea significa un bel V-shape, vita stretta, spalle larghe e un bel disegno addominale. E tendono a penalizzare quelli che sono eccessivamente grossi. Quindi diciamo, da questo punto di vista, d'ora in poi, per la mia fisicità, le gare saranno, tra virgolette, più facili, perché io non sono grosso, però ho una bella linea. E questa cosa, diciamo, mi premia in questo tipo di gare. Il ragazzo che è arrivato primo, giustamente l'hanno messo primo perché stava meglio di me. Non come lo scorso weekend, che hanno messo davanti a me gente che aveva un fisico che a me personalmente non piaceva, non li ritenevo migliori di me. Mentre in questa gara hanno premiato un ragazzo che aveva una fisicità migliore della mia, quindi giusto così, giusto così. Per me il miglior premio è quello che arriverà tra poco, vale a dire andare a sgarrare. Sono molto felice della condizione che ho portato questa volta rispetto alla settimana precedente in Spagna, perché sono riuscito ad assottigliare ancora di più la pelle e sono riuscito, secondo me, a portare il dorso un pochino più pieno. La settimana precedente alla competizione mi sono scassato sui dorsali proprio perché alla gara in Spagna mi hanno detto che i miei dorsali potevano essere migliori, e in più, cosa che solitamente io non faccio mai, negli ultimi 7 giorni ho eliminato tutti i dolcificanti e tutte le cose artificiali zero calorie che in genere utilizzo fino all'ultimo giorno prima di gareggiare. Quindi ho eliminato Coca Zero, dolcificanti, Bolero, tutte quelle cose che ti aiutano a sostenere la dieta quando sei a calorie basse, che ti danno un po' di sapore al cibo. Io ho deciso di eliminarle perché comunque quelle sono cose chimiche che portano una leggera ritenzione idrica. Togliendole, secondo me, sono riuscito a portare una condizione ancora migliore. Quindi già per me è una vittoria aver portato una condizione superiore a quella della settimana precedente. Ragazzi, non perdetevi i 2 video successivi a questo, perché in uno vi mostrerò tutti gli sgarri che andrò a fare nel dopogara e sono sicuro che vi stupirò. In un altro video vi mostrerò la gara successiva a questa e sono sicuro che vi stupirò anche lì.